è il vincitore delle elezioni politiche 2018. Matteo Salvini! Conclusa la terza edizione di Scuola Politica della Lega, con una cerimonia durante la quale Matteo Salvini e Armando Siri hanno conferito gli attestati di partecipazione agli oltre 200 studenti che hanno dedicato il loro tempo alla formazione in questi ultimi 6 mesi. Alla luce dei risultati elettorali dopo il voto del 4 marzo scorso, Salvini si è rivolto alla platea escludendo ipotesi astruse di governissimi o altro e ha ribadito l'obiettivo di mantenere gli impegni presi con gli italiani. Meno tasse, più lavoro, riforma della scuola e abolizione della legge Fornero. Il segretario federale ha sottolineato la volontà di lavorare grazie all'ampio mandato ricevuto dagli elettori, senza scendere a patti e rispettando il programma di governo. Ha poi aggiunto: nei prossimi 5 anni, se ce ne sarà data la possibilità, trasformeremo finalmente, dopo 30 anni di battaglia, l'Italia in un paese moderno, efficiente, trasparente e federale. La giornata è poi proseguita all'insegna dell'approfondimento in materia di comunicazione politica con una magistrale docenza del giornalista Giampaolo Rossi, seguita dall'intervento di Alessandro Morelli, responsabile comunicazione Lega, e di Massimo Melica, esperto in mass media. Due, i protagonisti indiscussi della campagna elettorale per Salvini Premier. Luca Morisi ha raccontato come è stato possibile inventare un'efficace e coinvolgente tecnica di comunicazione per creare engagement e social competition e Andrea Paganella come ha vissuto gli oltre 40 giorni di campagna elettorale sul territorio al fianco di Matteo Salvini. Grande responsabilità per la Lega Emiliana del segretario Gianluca Vinci, che dopo la conquista delle Roccaforti Rosse, da neodeputato, sa di dover portare a casa un risultato per la tutela dell'agroalimentare e della sicurezza. Oltre all'improvvisazione del brillante Marco Pinti, conduttore di Radio Padania, brividi ed emozioni finali grazie alla passione di Alberto Cova, campione olimpico e oggi formatore, che ancora una volta è riuscito a spiegare, attraverso la metafora sportiva, il comportamento del leader e le dinamiche del lavoro di gruppo.